Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura torniamo a occuparci della vicenda della discarica dei veleni di Bussi, decine di sostanze inquinanti all'interno delle acque sotterranee delle discariche 2A e 2B. Il nuovo resoconto delle analisi effettuate a Bussi è rese note oggi dal Forum Abruzzese dell'Acqua. Il servizio di Francesca Romana Testi. Nuovi allarmi per il caso di Bussi, questa volta alla luce arrivano le analisi compiute sulle acque sotterranee delle discariche 2A e 2B. L'acqua di falda è fortemente inquinata, sono 20 parametri oltre i limiti, tra i quali spiccano l'esacloroetano, 584 volte oltre i limiti, e il tetracloroetano, ben 1740 volte oltre i limiti. È il forum dell'acqua, ancora una volta, a lanciare l'allarme. Siamo sempre più consapevoli del disastro che c'è a Bussi, a cui non è stato posto rimedio finora, perché questi inquinanti continuano, sembra che a nessuno interessi degli enti pubblici, continuano a uscire imperterriti verso valle, quindi verso Pescara, la Val Pescara, dove vivono mezzo milione di persone. Ora abbiamo anche presentato i dati ufficiali per la presenza di diossina ad altissimi valori, sia nella discarica Tremonti, cioè nei rifiuti, purtroppo anche addirittura sul suolo attorno al fiume Pescara. E scopriamo che in realtà il commissario Goio aveva approvato ufficialmente, un commissario di governo, ha approvato queste analisi già a fine 2015, quindi sono dati ufficiali, incontrovertibili. Ora quello che noi diciamo è, da un lato, avere giustizia, c'è il processo, noi auspichiamo, insomma, che vada per dare giustizia a questo territorio. Dall'altro lato vogliamo la bonifica, basta di fare nuove analisi adesso, cioè si può fare il monitoraggio, però togliete quei rifiuti. Adesso sappiamo che sono i rifiuti, lo sappiamo peraltro da 10 anni, e in 10 anni non è stato fatto praticamente nulla. Il pensiero va subito alla contaminazione, cioè il percorso di quelle acque che inevitabilmente coinvolge porzioni di terreni e fiume. La via di esposizione non è solo quella del rubinetto, ma se va nel fiume, immaginate le sponde, anche le persone che percorrono, peraltro, ripeto, sul fiume Pescara, intorno alla Tremonti, la diossina è fuori dall'area per ora messa in sicurezza. Quindi, insomma, c'è una situazione drammatica, ma a cui attendiamo risposte. Le risposte devono essere concrete. Da un lato la questione giustizia, dall'altro lato la questione bonifica. Il decreto terremoto non piace ai sindaci teramani, visto che non tiene conto anche dei danni del maltempo. Con i rappresentanti istituzionali di ben 19 comuni della provincia, che questa mattina hanno partecipato all'incontro con l'onorevole Paolo Tancredi e il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, stilando tutta una serie di proposte da presentare all'attenzione del governo e da portare lunedì pomeriggio sul tavolo dell'Assemblea dei sindaci in provincia, per chiedere la massima condivisione da parte di tutti i colleghi in vista di una manifestazione a Roma da mettere in campo entro questo mese di febbraio. Un referendum popolare per il lavoro, la CGIL punta a ottenere con due quesiti l'abrogazione dei voucher e la parificazione degli stipendi per i lavoratori delle ditte appaltanti. Servizio. Due quesiti referendari per liberare il lavoro e cambiare la condizione di precariato degli italiani. A lanciare l'iniziativa è la CGIL, che dopo aver raccolto 4 milioni e mezzo di firme per la proposta di legge, punta ora ad ottenere due traguardi fondamentali per lavoratori e pensionati. Puntiamo all'abrogazione dei voucher perché si sono dimostrati uno strumento che ha precarizzato ulteriormente questo nostro mondo del lavoro, anche perché con i voucher un lavoratore perde assolutamente i suoi diritti. Basta andare a un tabaccaio, come si compra un pacchetto di sigarette, si compra un'ora di lavoro, quindi per noi questo è un sistema che va assolutamente cambiato. L'altro quesito referendario riguarda la responsabilità solidale negli appalti. Con questo quesito noi chiediamo di abolire quelle norme che ad oggi consentono che ci sia una diversità di trattamento tra lavoratori che fanno lo stesso lavoro all'interno di un sistema. Quindi anche qui riteniamo che bisogna riaffermare dei diritti, delle tutele da ogni punto di vista, perché il lavoratore deve tornare al centro. Parliamo di tutto il sistema degli appalti, pensiamo soltanto che all'interno della nostra ASL ci sono più di 500 lavoratori in appalto e quindi occorre anche lì trovare il sistema per cui chi effettua lo stesso tipo di lavoro abbia le stesse condizioni.
Sarebbero ad una svolta le indagini sull'incendio alle autovetture del presidente del Pescara Daniele Sebastiani. I responsabili che rischiano l'accusa di incendio doloso farebbero parte dell'ambiente del tifo biancazzurro. Paolo Renzetti. Si va facendo via via più chiara l'azione criminosa di chi nella notte fra lunedì e martedì scorso aveva incendiato le due autovetture, una Jeep e una Smart, di proprietà del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Ad agire sarebbe stato un comando composto da 4-5 persone di età compresa fra i 25 e i 35 anni che, come mostrerebbero le immagini delle telecamere della zona, avrebbero facilmente scavalcato un muro laterale dell'abitazione entrando poi nel cortile dove erano parcheggiate le due autovetture. I giovani vestiti in abbigliamento sportivo avrebbero agito in maniera decisa, facendo poi perdere le loro tracce. I responsabili sarebbero stati riconosciuti e ora sono in via di identificazione. Il tutto grazie alle immagini registrate dalle telecamere che si trovano all'interno dell'abitazione, ma anche a quelle esterne. I giovani che sarebbero legati all'area del tifo biancazzurro, è sempre d'obbligo usare il condizionale, avrebbero agito per rabbia dopo la sconfitta del Pescara con la Lazio e per i pessimi risultati della squadra sul campo in questa stagione. L'accusa su cui lavorano gli agenti della Digos sotto il coordinamento del sostituto procuratore Mirvana Di Serio è quella di incendio doloso. Per i responsabili, oltre all'aspetto penale, c'è anche quello sportivo con l'arrivo dei DASPO ed il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono attività sportive. Un cittadino rumeno di 46 anni, Ionel Stancu, è stato arrestato ieri a Pescara dagli agenti del reparto prevenzione crimine Abruzzo. Nel corso dell'attività di controllo del territorio hanno notato l'uomo aggirarsi a piedi con fare sospetto nei pressi dell'area di risulta della stazione ferroviaria ed hanno così deciso di fermarlo e identificarlo. A seguito di ulteriori controlli è emerso che sull'uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, dovendo ancora scontare una condanna di un mese e mezzo di reclusione per il reato di tentata rapina commesso a Roma nell'aprile del 2013. Il pregiudicato è stato condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. E un autotrasportatore teramano è stato denunciato ieri nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato a smantellare un oleodotto fantasma in provincia di Piacenza. Un'operazione della Guardia di Finanza di Piacenza con il coordinamento del PM Ornella Chicca ha permesso di scoprire un vero e proprio oleodotto fantasma interrato nelle campagne piacentine, tramite il quale un'organizzazione non ancora identificata rubava carburante direttamente lungo la tratta che unisce il deposito di proprietà dell'ENI nel comune piacentino con la raffineria pavese di San Nazaro de Burgondi. Il carburante arrivava direttamente all'interno di un capannone industriale di Fiorenzuola d'Arda che era stato adibito a raffineria clandestina e stoccaggio con l'impiego di sofisticati macchinari a valvole di fabbricazione russa. Scoperte dalla Finanza di Piacenza in collaborazione con le Fiamme Gialle di Teramo, 18 tonnellate tra gasolio e benzina, pari a circa 23.000 litri, un'enorme quantità di prodotto energetico fraudolentemente sottratto dall'oleodotto ENI. Inoltre, per mezzo di un congegno che regolava il flusso di aspirazione, il prodotto veniva sottratto in quantitativi tali da rendere difficile captare la diminuzione di pressione ed eludere i sistemi di sicurezza e controllo approntati dall'ente. Infine, per agire indisturbati, i responsabili dell'attività illecita avevano piazzato videocamere sia all'interno della struttura sia all'esterno, precisamente sul punto in cui la conduttura abusiva era collegata con l'oleodotto. Le indagini al momento hanno consentito di risalire ad un autotrasportatore originario della provincia di Teramo, denunciato a piede libero per i reati di furto e sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Sono tuttora in corso, spiega la Finanza, indagini tese a risalire sia all'organizzazione criminosa artefice dell'illecita attività, molto ben strutturata per piazzare illegalmente quantitativi di carburante così elevati, sia ad altri eventuali responsabili conniventi della zona.
È in corso da questa mattina un vasto incendio che ha interessato un capannone di circa 2000 metri quadri a Basciano, in provincia di Teramo, utilizzato come allevamento di galline ma attualmente vuoto e sul quale stanno lavorando da ore i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre di Teramo e Pescara con due autobotti, con anche due autopompe serbatoio, un'autoscala e un furgone per l'approvvigionamento di autoprotettori ad aria compressa, con un totale di circa 15 uomini impiegati. Le operazioni sarebbero particolarmente complesse, con i vigili che sperano di riuscire a domare l'incendio nel corso delle prossime ore. E con il prossimo servizio ci spostiamo all'Aquila. Si teme la fuga dalle frazioni, dove la ricostruzione muove ora i primi passi grazie agli incentivi di sostituzione edilizia. Altro duro colpo per il tessuto economico-sociale dilaniato dal sisma. Germana Dorazio. Dall'Aquila e a breve dalle sue frazioni si può immigrare con i soldi in tasca, comprando una bella casa altrove, a Cagliari o a Courmayeur, appioppando la propria abitazione resa inagibile dal terremoto del 6 aprile 2009 al comune e le future spese di un'eventuale ricostruzione ai contribuenti italiani. Tutto questo grazie alla norma sulle abitazioni equivalenti, contestatissima da anni ma mai cancellata, inserita nel decreto Abruzzo del 2009. Una previsione che consente ai proprietari di incassare il corrispettivo del valore della casa inagibile e comprarne un'altra, anche in un'altra località italiana scelta, cedendo la propria proprietà di quella vecchia all'ente comunale. Il meccanismo nel tempo ha finito per creare come conseguenza non solo un ulteriore accrescimento dell'offerta di abitazioni nel territorio aquilano, già abnorme rispetto alla domanda, ma anche e soprattutto un esodo incentivato che per ora ha riguardato la metà dei 600 proprietari che hanno usufruito dell'allettante opportunità con un investimento statale di 170 milioni di euro. Il meccanismo che ha già colpito nella città ora può moltiplicare gli effetti deleteri nelle 60 frazioni aquilane, dove dopo quasi 8 anni dal sisma si sta finalmente superando la fase dell'interminabile rodaggio per l'approvazione definitiva dei progetti di ricostruzione. E c'è da scommetterci che in molti, arrivati a questa cruciale fase, faranno domanda di un'abitazione equivalente, visto che, dopo tutto questo tempo, si è creato un distacco sentimentale e anche generazionale da questi paesi. Polemiche a distanza sui giochi del Mediterraneo 2015. Secondo le voci di bilancio del comune di Pescara ci sarebbero 235.000 euro di sforamento della manifestazione, che è costata 4,5 milioni di euro, e Rifondazione Comunista chiede la rendicontazione delle spese. Vediamo. 235.000 euro di sforamento per i giochi del Mediterraneo 2015, l'evento che ha visto accendersi a Pescara i riflettori internazionali e l'arrivo di migliaia di atleti. Oggi si discute su un debito comparso all'interno del bilancio dell'amministrazione guidata da Marco Alessandrini che, come denunciato dall'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, non porta con sé una rendicontazione delle spese. Il costo complessivo dell'evento, preventivato dall'amministrazione di Pescara, ammontava a 4 milioni e mezzo di euro, dei quali 3 finanziati a metà tra Regione Abruzzo e CONI. A rispondere il vice sindaco Enzo Del Vecchio, che ritiene non grave l'esubero finito in bilancio. Voglio ricordare che 235.000 euro sono nulla rispetto a una manifestazione che inizialmente doveva costare 11 milioni di euro e che noi abbiamo ridotto a 4 milioni e 5, e poi c'è stato questo sforamento poiché il direttore generale dei giochi, ci sono state delle spese previste all'ultimo momento e quindi sono lievitate queste spese, ma nulla di trascendentale. Voglio ricordare che i revisori dei conti una prima occasione avevano dato parere favorevole a che si trattasse di un debito fuori bilancio. Abbiamo un parere della Corte dei Conti che dicono che queste somme vanno riconosciute perché sono state effettivamente spese, non c'è nulla di particolarmente importante. Certo, oggi anche 235.000 euro per il Comune di Pescara sono una risorsa importante, ma anche la risorsa della manifestazione è stata importante, l'abbiamo fatta e per la prima volta sono venuti incontro anche il CONI, che ha messo a disposizione oltre 1,5 milioni, cosa che non è mai accaduta nella storia dei giochi.
100.000 persone tra visitatori, partecipanti ed eventi, celebrazioni civili, attività di Europe Direct e dell'Università Telematica Pegaso. Le presenze nel 2016 all'Aurum di Pescara, che ha così confermato anche per l'anno appena trascorso il trend di incassi realizzato nel 2015, quasi raddoppiati gli incassi rispetto al 2014. Tutto ciò nonostante siano stati ospitati molti eventi di realtà locali con uso di spazi a titolo gratuito, soprattutto in estate nell'ambito del calendario solstizio equinozio Aurum Festival. Nel 2017 ricorre il 10° anniversario dell'inaugurazione della struttura e volontà dell'amministrazione comunale di Pescara organizzare eventi per celebrare la ricorrenza. Nuove regole per il piano urbanistico di Pescara, attenzione puntata sulla rigenerazione delle aree altamente edificate e spazio alla riconversione di nuove zone della città. Se ne è parlato questa mattina nel corso di un convegno proprio all'Aurum di Pescara. Nuove regole per rigenerare la città. Una città che punta a riconvertire aree altamente cementificate da un lato e offrire più spazi pubblici dall'altra. Riportare la città a un livello di vivibilità, anche di sicurezza, di qualità degli edifici che attualmente manca. E questo lo si fa proprio per anche non consumare ulteriore suolo, che è uno degli obiettivi fondamentali che noi perseguiamo. Il secondo è quello, altrettanto importante, di rilanciare questo settore dell'economia cittadina e anche dell'area metropolitana. Questa è una cosa che ci chiedono gli stessi imprenditori, gli ordini professionali, cioè di avere norme più snelle, più efficaci e che puntino proprio alla rigenerazione piuttosto che al consumo di suolo. L'attenzione è puntata in diversi luoghi, come già annunciato, l'ambizione di ridisegnare l'area antistante, la stazione centrale, le aree fluviali e nel complesso rendere più efficiente quelle ad alta concentrazione di costruzioni. Noi dobbiamo considerare le aree da rigenerare come le vere nuove aree da sviluppare. Ci sono alcune occasioni che riguardano aree di iniziativa pubblica che abbiamo già individuato in un atto di indirizzi strategici, che sono quelle un po' note a tutti: la zona del polo universitario, giudiziario, sportivo in generale, la zona del parco centrale, come lo chiamiamo adesso, la cosiddetta area di risulta. Le aree fluviali sono le aree strategiche su cui noi vogliamo favorire degli interventi che sono innanzitutto di carattere pubblico, perché ci sono aree pubbliche, ci sono occasioni di sviluppo importanti, attorno alle quali certo anche poi l'iniziativa privata è importante. Apriamo ora l'ampia pagina dello sport, lo facciamo con l'ausilio della schermata per vedere quello che è il turno di campionato in Serie A, una giornata che in realtà si è già aperta ieri con l'anticipo del San Paolo tra Napoli e Genoa, vittoria del Napoli per 2-0, si è giocato di venerdì per consentire al Napoli di preparare l'appuntamento della gara d'andata di ottavi di finale di Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid. Dunque Napoli-Genoa 2-0, ci sarà un solo anticipo in questo sabato, quello del Franchi tra Fiorentina e Udinese, poi domani alle 12.30 Crotone-Roma, le gare delle ore 15 saranno Palermo-Atalanta, Sassuolo-Chievo, Inter-Empoli, Torino-Pescara, poi alle ore 18 Sampdoria-Bologna, alle 20.45 di domani Cagliari-Juventus e infine il posticipo di lunedì, quello dell'Olimpico tra Lazio e Milan. E allora, come detto, per il Pescara è di nuovo tempo di calcio giocato dopo una settimana ricca di polemiche. Nell'elenco dei convocati che è stato diramato dal tecnico Oddo nel corso della tarda mattinata mancano i vari Campagnaro, Bovo, Baebek, Gilardino e a sorpresa anche Gionberg, che dunque non sarà a disposizione per la gara di domani. Il servizio di presentazione di Paolo Renzetti. Dopo una settimana davvero particolare iniziata con il grave attentato incendiario commesso ai danni del presidente Daniele Sebastiani, si cerca in riva all'Adriatico di tornare a concentrarsi sul calcio giocato. Torino-Pescara in programma domani pomeriggio alle 15 in terra piemontese, passata però in questi giorni in secondo piano anche per la nuova querelle che sta contrapponendo il patron biancazzurro ed il socio ed ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. La squadra e il tecnico, in silenzio anche per solidarietà nei confronti del presidente, cercheranno di fornire contro i Granata quella reazione che tutto
tutto l'ambiente si attende dopo la debacle di domenica scorsa con la Lazio. Di fronte ci sarà un Torino quasi in crisi e che non vince dal 22 dicembre. Non per questo per il Pescara sarà più semplice, considerando proprio la voglia di tornare al successo dei ragazzi di Sinisa Mihajlovic, ma il Delfino ha il dovere di chiudere la stagione con dignità. Sul fronte formazione pochi dubbi per Oddo, che dovrebbe confermare il modulo 4-3-2-1 in difesa. Davanti a Bizzarri agiranno Zampano, Coda, Stendardo e Biraghi. A centrocampo, rispetto alla gara con la Lazio, tornerà Memusciai, che sarà affiancato da Brugman e Verre, con Benali e Castanos trequartisti e Caprari di punta. Mancheranno all'appello Beibec, Campagnaro, Gilardino, Bovo, Vitturini e Gyomber. Nel Torino recuperato Castan, Mihajlovic è orientato a confermare dal primo minuto Lukic e Obi. Dirigerà Maresca di Napoli. Sugli spalti sono annunciati 15.000 spettatori con un centinaio di supporters biancazzurri. E sul fronte Torino c'è tensione alla vigilia del match di domani contro il Pescara. Stamani i tifosi hanno esposto uno striscione all'interno dello Stadio Olimpico Grande Torino poco dopo la rifinitura. Di questo striscione e della partita contro il Delfino ha parlato nel corso della conferenza stampa pre-gara che è terminata poco fa il tecnico del Toro, Sinisa Mihajlovic. Qua nessuno mola e nessuno molerà, questo è sicuro. Io per primo, poi anche i miei giocatori. E se mi accorgo che qualcuno mola, non farà più parte della squadra, questo è sicuro. È quello che posso dire. Sicuramente sottovalutarli sarebbe il modo migliore per non vincere la partita, anche perché in campionato italiano non esistono le partite facili. Possono essere facili a fine della partita, ma sicuramente molto dipende da noi. Comunque Pescara ha fatto vedere durante il campionato anche buoni momenti di calcio, perciò è una squadra, ho visto anche contro la Lazio, il primo tempo è stato equilibrato, ho visto contro la Fiorentina che hanno perso nei tempi di recupero, perciò comunque una squadra sarà una partita equilibrata. Noi dobbiamo essere bravi con il nostro atteggiamento, con il nostro convinzione, con nostra intensità e tutto quello che abbiamo preparato in settimana mettiamo in pratica in campo per fargli capire che domani c'è solo una squadra che vince, che siamo noi, perciò dipende molto da noi. Ragazzi lo sanno che è una partita importante, che è a nostra portata, perciò sicuramente tutti faremo di tutto domani per vincere. Diciamo, a parte Rossettini che è fuori, ieri hanno fatto l'allenamento Zappe e Leo, cioè vediamo oggi, poi non lo so altri chi c'è. Vabbè, Carlao è fuori, sì. Perciò vediamo oggi dopo l'allenamento la situazione. Ma ieri comunque hanno finito l'allenamento tutti e due, perciò non dovrebbero esserci problemi, però vediamo. E ora scendiamo in Lega Pro e vediamo la 25esima giornata del girone B, una giornata che si aprirà tra poco con l'anticipo di Bolzano tra Sudtirolo Alto Adige e Reggiana, fischio d'inizio alle 14.30, dunque a minuti. Le altre gare domani alle 14.30 Modena Ancona, Sant'Arcangelo Bassano, San Benedettese Forlì, Padova Gubbio, Pordenone Maceratese, Lumezzane Venezia, poi alle 18.30 di domani Feralpi Salomantova e Albino Leffe Parma. Lunedì la partita tra Fano e Teramo alle 18.30. Il Teramo nel pomeriggio, tra poco alle ore 15, effettuerà la penultima seduta prima dello scontro diretto di Fano, posticipato a dopodomani, lunedì, per via della manifestazione del Carnevale di Fano che si terrà domani e che ha spinto per motivi di ordine pubblico la società marchigiana a chiedere lo spostamento di giorno della partita. Restano dei dubbi di formazione per il tecnico Lamberto Zauli, che si gioca la panchina e rischia l'esonero in caso di risultato negativo. Davanti al portiere Narciso, sicuri di un posto Imparato e Speranza. Due i ballottaggi, Camilleri Caidi al centro della difesa e Carcalis Sales sul settore mancino. A centrocampo sicuri di un posto Amadio, Di Paolo Antonio e Ilari, testa a testa tra Baccolo e Carraro, nel primo caso con la conferma
di Paolo Antonio quale trequartista, nel secondo caso Di Paolo Antonio agirebbe da mezzala. In attacco imprescindibile Marco Sansovini, in gol anche in Coppa Italia. Barbuti favorito su Tempesti nonostante le buone prove dell'ex Tuttocuoio contro Sant'Arcangelo e Ancona. Dubbi che Zauri dovrà sciogliere dopo l'allenamento del pomeriggio e la seduta di rifinitura prevista per domani mattina sempre allo stadio Bonolis. Dirigerà l'incontro Alessandro Meleleo della sezione di Casarano. E ora scendiamo in Serie D, domani le gare della 23esima giornata, situazione delicata in casa L'Aquila dopo le tensioni in settimana tra il tecnico Morgia e l'amministratore Ranucci. Domani alla Nusei la squadra rosso-blu sarà obbligata alla vittoria per non perdere contatto dalla vetta. Non è stata una settimana facile per l'Aquila Calcio, la vittoria mancata nello scontro al vertice con l'Arzachena, la vetta che si allontana ed è ora a 5 punti, fattori che hanno portato del malumore esploso nel diverbio tra il tecnico Massimo Morgia e l'amministratore Antonio Ranucci, divenuto anche mediatico perché manifestato a suon di comunicati. Sventate le dimissioni dell'allenatore, il presidente Chiodi ha poi buttato acqua sul fuoco con un ulteriore comunicato diramato ieri. Faremo di tutto per riportare equilibrio e serenità in ogni singola componente, dichiarato Chiodi, che poi in altri passaggi ha evidenziato che la società sta mantenendo gli impegni, che la stagione non è né finita né compromessa e che la questione poteva essere risolta tra le mura di casa senza portarla all'esterno. La risposta più importante comunque dovrà darle il campo e per questo la trasferta di domani alla Nusei è importante, se non delicata. Perdere altri punti dalla vetta potrebbe questa volta sì compromettere l'obiettivo stagionale, quello del primo posto. Sempre nel girone G, l'Avezzano ospiterà la Nuorese, reduce dal successo nel recupero col Sansepolcro. Per la squadra marsicana il momento è propizio e l'11 di Pino Tortola cerca il tris di vittorie consecutive. Negli ultimi giorni si è consumata anche la pace tra il patron Gianni Paris e l'imprenditore Leonardo Sterpetti, che torna ad essere main sponsor dell'Avezzano. Lo stesso patron marsicano ha anche specificato che l'unico debito che ha l'Avezzano Calcio è con l'erario per 34.000 euro e che resterebbe a suo carico anche in caso di vendita della società a giugno. Nel girone F la gara di cartello si gioca all'Aragona di Vasto, dove i padroni di casa ospitano il Matelica. Sulla panchina della Vassese si accomoderà per la prima volta il neotecnico Massimiliano Favo, chiamato a sostituire Gianluca Colavitto, cui è stato fatale il KO di Recanati e più in generale la mancanza di vittorie dallo scorso 11 dicembre. A Favo il compito di blindare quantomeno un piazzamento playoff, inizio duro contro un Matelica tuttavia gelato dalla sconfitta nel recupero col San Nicolò, che è una brusca frenata alla rimonta sulla capolista fermana. San Nicolò che dal canto suo ha appena trovato la prima vittoria del 2017 uscendo fuori dal tunnel di una mini crisi che però lascia un distacco cospicuo dalla vetta. La squadra di Epifani vuole ora riprendere a correre, ma domani al Bonolis affronterà una recanatese in forte ripresa con la gestione del neotecnico Soda. Trasferta sul campo della San Maurese per il Pineto, reduce dalla giornataccia di Agnone, dove in un colpo solo si sono interrotte l'imbattibilità del portiere Mazzocchetti e la serie di risultati utili consecutivi. Partita ostica col tecnico pinetese Amaulo che, a cospetto della migliore difesa del girone, spera di avere segnali importanti dai suoi attaccanti apparsi appannati nelle ultime gare. Chiudiamo con un ultimo servizio di rugby. Allenata dall'Aquilano, Andrea Di Giandomenico scenderà in campo domani nel capoluogo la nazionale italiana di rugby contro l'Irlanda per la seconda giornata delle sei nazioni femminile. Tra le fila azzurre anche l'aquilana Elisa Cucchiella. Il servizio. Tutto pronto all'Aquila per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile di domenica 12 febbraio allo Stadio Fattori del capoluogo, con inizio alle ore 14. Stamattina c'è stato il team run allo stadio, a seguire il captain's run della nazionale irlandese che arriverà questa sera in città. Già dalla mattina di domenica all'esterno dello stadio ci saranno diversi stand di street food e animazione. Viale Gran Sasso diventerà così un villaggio per poter pranzare prima del match e vivere il terzo tempo azzurro dopo l'incontro con le atlete. I biglietti sono del costo di 5 euro, assolutamente simbolico per i settori tribuna e distinti. Sono disponibili anche sul circuito liveticket.it o al botteghino del Fattori dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19 della giornata di oggi, mentre dalle 10 di domenica. L'ingresso del settore distinti sarà invece gratuito per i giovani under 16. È sempre domenica, mentre allo Stadio Fattori si festeggerà la nazionale, in mattinata il campo sportivo di Poggio Picenza, sede della squadra femminile di rugby, le Belvenero Verdi, ci sarà la Coppa Italia Femminile 7, mentre nei campi di Centicolella saranno protagonisti le giovani under 16 del rugby. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.